Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Episodio 5 del Pinguino, o dovrei dire The Song of Fire and Ice in salsa Gotham. Dracarys. Vai con la sigla. Camera and motherfucker! Fuck it out! Partiamo da dove eravamo rimasti alla fine dell'episodio precedente, quindi occhio spoiler in differita. Sofia Falcone, una volta capito di essere sola contro tutti, cioè contro Oz e contro la sua stessa famiglia, che tanto la tratta come la scema di casa, decide di sterminare tutti i falconi rimasti in circolazione, trasformando la magione di famiglia in una vera e propria camera a gas. Ovviamente salva una bambina, che magari un giorno si vendicherà diventando una villain della DC. Forse Poison Ivy, visto che dormono nella serra. Vabbè dai, cazzata. E salva anche Johnny Vitti, apparentemente per tenerselo come braccio destro nei suoi piani di rinnovamento criminale, ma realmente se lo tiene per... ve lo dico dopo. Nel frattempo Oz decide di togliere il guinzaglio definitivamente alla sua bestia interiore. Dice metaforicamente addio alla sua vita passata, dando fuoco alla sua meravigliosa Maserati, che sembra andarsene con un beffardo sorriso sulle labbra. Mette insieme una banda di raccattati insieme all'insostituibile Minion Victor, ma soprattutto a un piano, tipo l'A-Team. Vado matto per i piani ben riusciti. Oz, detto il Pinguino, vuole prendere il controllo della nuova droga chiamata Bliss e ha bisogno di tornare in possesso dei funghi che gli sono stati sequestrati dalla famiglia Maroni. Come fare a riprendersi funghi? Beh, semplice, rapendo il rampollo dei Maroni e proponendo uno scambio alla vecchia maniera dell'anonima sequestri. Si vede che Oz ha avuto a che fare con degli italiani. Oz rapisce Maroni Junior in una scena, devo ammettere, molto molto figa, dove lui e i suoi scagnozzi entrano in uno studio di tatuaggi sparando a qualsiasi cosa si muova. Ma noi vediamo l'azione in secondo piano, tutta fuori fuoco. E soprattutto sentiamo tutto ovattato, perché è tutto vissuto dal punto di udito di Maroni Junior, che sta ascoltando la musica con dei cuffioni mentre viene tatuato. Perché se si dice punto di vista, si deve poter dire punto di udito. Come dicevo, questa scena è molto figa. L'ho trovata una versione moderna e visivamente nuova del classico attentato mafioso, quello che di solito avviene nei barbershop. E secondo me una serie come The Penguin è proprio questo quello che deve fare, cioè rendere moderno un genere molto radicato in archetipi e cliché un po' datati e, al meglio delle sue possibilità, diventare un nuovo termine di paragone. Batman o non Batman, The Penguin è un gangster drama e dà il meglio quando spinge in quella direzione. Oz va in carcere a parlare direttamente con Maroni e sua moglie e gli fa vedere una foto che dimostra il fatto che lui ha rapito l'amatissimo Maroni Junior e gli dice: ridatemi i miei funghi o vostro figlio me lo mangio vivo. Ovviamente i Maroni accettano lo scambio e vediamo Oz, prima di lasciare il carcere, allungare una mazzetta ad una guardia e dargli delle informazioni in codice. Cosa starà tramando? Sempre poco prima di uscire dal carcere, Oz scopre, attraverso il telegiornale, che la famiglia Falcone è stata accidentalmente sterminata da una fuga di gas e che l'unica sopravvissuta è Sofia Falcone. Oz si rende conto che Sofia non è così prevedibile come lui credeva e che se la ritroverà davanti armata fino ai denti molto molto presto. Arriva la notte dello scambio tra Maroni Junior e i preziosissimi funghi del Bliss e qui, ragazzi, si gode forte, perché Oz, vero, restituisce Maroni Junior alla madre, ma glielo restituisce impregnato di un liquido infiammabile e con le caviglie legate in modo tale da farlo muovere lentamente e fargli lasciare sul pavimento una scia facile da... sì, dai, lo avete capito. Nel momento in cui la signora Maroni riabbraccia il figlio, felice di rivederlo sano e salvo, Oz dà fuoco alla lingua di liquido infiammabile che Maroni Junior ha lasciato dietro di sé nazzicando verso la madre. E... Dracarys! Madre e figlio muoiono bruciati vivi sotto questo sguardo di Oz. Sì,
proprio questo sguardo qui. Questo è il pinguino che adoro, senza anima, che si gode lo spettacolo in prima fila. Tra l'altro, micidiale il contrasto tra il segno della croce che si fa davanti al rogo della sua Maserati e lo sguardo di satanico compiacimento che ha mentre guarda i suoi nemici morire. Ma proprio il suo starsene lì a godersi il barbecue dei maroni gli crea un problema non da poco. Infatti parte il sistema antincendio, lì nel luogo dove avevano formalizzato lo scambio, e gli vanno a puttane quasi tutti i funghi del Bliss. Se ne salvano solo una manciata. E sta proprio qui il punto debole di Oz. Il suo essere un animale prevale quasi sempre sulla sua intelligenza. Cioè, per quanto sia un criminale sopraffino, tende sempre a fare la cosa sbagliata. Perché la cosa sbagliata ovviamente lo mette nei casini nel lungo periodo, ma nel brevissimo periodo, nell'istante, gli provoca un godimento quasi sessuale. Contemporaneamente a questi eventi vediamo la guardia a cui Oz aveva allungato la mazzetta accoltellare Salvatore Maroni nella sua cella. Piano satanico, in due sole mosse, bye bye Maronis. E Sofia? Che combina Sofia? Sofia raduna tutti gli affiliati della ormai fu famiglia Falcone e per far capire loro che il gioco si è fatto durissimo, fredda Johnny Vitti seduto al suo fianco con un proiettile nel cranio. Ed ecco perché lo aveva salvato, per usarlo come esempio, per dire: ho appena fatto fuori davanti a tutti voi il mio braccio destro, immaginate che cosa sarò capace di fare a voi. Sofia annuncia che l'era della famiglia Falcone è finita per sempre e da quel momento inizia l'era di una nuova famiglia, cioè la famiglia Gigante, riprendendo il cognome da nubile della madre, che sappiamo essere stata uccisa da Carmine Falcone. Adoro tutto questo, sapete perché? Beh, principalmente perché il tutto è scritto decisamente bene, poi perché questo switch narrativo ci devia quasi definitivamente dal film The Batman, al punto di avermi convinto di star assistendo all'apparecchiatura di quello che sarà il buffet offerto dal sequel del film The Batman. Ora, non amo molto quando serie e cinema si intrecciano, però vediamo come si evolve il tutto. Mi è piaciuto tutto di questo episodio 5? No, ovviamente no. So cosa state pensando, adesso inizio a menarvela con il Minion Victor. E invece no, devo dire che in questo episodio Victor non mi ha dato particolarmente fastidio, perché ha avuto una sua linea narrativa, ovviamente legata a doppio nodo a quella di Oz, ma più sua, più personale, e finalmente siamo usciti dalla dinamica che Victor para il culo a Oz. Victor infatti ha il compito di portare la madre di Oz in un posto sicuro, dopo la morte dei Maroni, che sicuramente adesso scateneranno una rappresaglia molto violenta nei confronti di Oz e di tutto quello che lo riguarda, compresi appunto i familiari. Cos'è che non mi è piaciuto allora? Beh, non mi è piaciuto il colpone di scena di Salvatore Maroni ancora vivo che è riuscito a scappare di prigione. Come è riuscito a scappare di prigione? Anzi, lo chiedo a voi, voi avete capito come Salvatore Maroni è riuscito a scappare da questa prigione? Con una coltellata nella pancia? Tra l'altro, io non l'ho capito, e anzi l'ho trovato un elemento importante per il proseguo della serie, però tirato fuori dal cilindro così a cazzo. Anche perché Sofia Gigante e Salvatore Maroni alla fine dell'episodio decidono di fare squadra contro Oz, quindi Maroni scappato dalla prigione è un gran bel cazzo amaro per Oz il pinguino. Sì, bene, ma come ha fatto a scappare? Comunque, ultimissima scena con canzone dei Cure, che vabbè è stato un orgasmo, e con Oz e Victor che diventano Batman e Robin nella Batcaverna, anzi nella Oz Caverna. A parte gli scherzi, non vi è venuto da fare il collegamento? A me un po' sì, ma per ridere, eh? Oz si ricorda che da ragazzino usava dei tunnel sotterranei per scappare dagli sbirri, e proprio in quei tunnel metterà in piedi la sua produzione di Bliss, perché nei tunnel sotterranei c'è l'umidità e nell'umidità il fungo gode. E il quinto episodio finisce così nella micologia applicata. A parte la cazzata della fuga da mandrache di Maroni, la mandracata di Maroni, è un buon episodio dove si gioca molto sulla contrapposizione archetipica tra Sofia e Oz. Ancora più marcata perché a distanza, infatti in questo episodio questi due personaggi non si incrociano mai. Oz è il fuoco, quell'elemento che prende, deforma, distrugge e al suo passaggio lascia una devastazione totale. Il fuoco non
non ragiona, va dove trova spazi, è irruento, senza pietà. Sofia invece è il ghiaccio, la vediamo infatti torturare Vitti portandolo all'ipotermia, ma non solo, le sue scene sono sempre come avvolte in una patina fotograficamente più fredda. Sofia non ha fretta di prendersi quello che vuole, sa aspettare e poi il ghiaccio sì, uccide, ma sa anche trattenere, preservare. E proprio per queste caratteristiche, secondo me, Sofia Gigante è un personaggio destinato a rimanere. Vedremo come andrà a finire questo scontro tra elementi. E nel frattempo, dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Ciao!